Ciao ragazze, oggi proveremo insieme un prodotto che aspettavo da 2 mesi circa, un prodotto che veramente ho cercato per quasi un anno intero, ma non ce n'era traccia sul web. Tempo fa, già un annetto fa, mi ero messa a cercare, soprattutto sui siti cinesi, se ci fosse un aggeggio che aiutasse a fare molto velocemente una riga di eyeliner. Sappiamo tutti che comunque l'eyeliner è sempre scocciante da applicare, soprattutto quando si va di fretta. Pur essendo io makeup artist, sbaglio anch'io. Ci sono delle volte che mi esce su un occhio in un modo, sull'altro occhio in un altro, oppure quando vado di fretta, veramente faccio le peggio cose, purtroppo è normale, ecco. E quindi mi sono messa a cercare un aggeggio, un aiutante, ecco, un piccolo aiutante dell'eyeliner. E dopo finalmente un anno sono riuscita a trovarlo, scrivendo di tutto e di più. Alla fine l'ho trovato ed è questo qui. Allora, questo è un cartoncino, ecco. E il prodotto è questo. In realtà è una cosa molto facile da creare. Allora, come funziona? Praticamente qui c'è scritto si chiama Nana Eyeliner. Praticamente dice di inserire questo sull'occhio e poi qui tracciare ovviamente la riga di eyeliner. Devo dire che è semplicissimo, ve lo faccio vedere così. Quindi praticamente quello che ho fatto io ieri è stato mettere così questa specie di adesivo, questo cartoncino, ecco, in plastica, e poi tirare la codina e poi farlo a mano, perché alla fine è la cosa più semplice, poi farlo a mano. Non toglie che possiamo anche utilizzare questa parte qui su, poggiarla qui e fare la nostra riga di eyeliner. Quindi dobbiamo un po' aggiustarcelo come vogliamo questo qui. Quindi non dobbiamo pensare di utilizzarlo in una sola maniera. Ok, io decido di provare oggi questa tipologia di riga, così. Scarico il pennello. Lo avvicino e questa è la riga di eyeliner. Faccio la stessa cosa di qua, quindi lo giro. E questa è la riga di eyeliner. Usando questa parte qui.
alla fine è venuta semplicissima, perché tanto alla fine l'importante è tirare, secondo me, la codina qui, che per me personalmente era sempre, sempre, sempre la cosa più difficile. Ciò non toglie che possiamo usare questa parte qui piuttosto che questa, è indifferente come ci troviamo meglio. Io mi sono trovata meglio ad applicare questa parte, e non questa qui, ma forse è molto, molto meglio questo lato qui. Vi faccio vedere anche l'applicazione dell'eyeliner usando questa parte qua, quindi un attimo, cancello e torno subito. Ok, allora prendo l'eyeliner, lo pulisco un po' perché questo oramai si è fatto granuloso, avvicino così. Elimino e poi tiro io e congiungo. E questa è la codina di eyeliner già più spessa, devo dire, eh? A me piaceva l'altra versione. Lo faccio su quest'altro occhio, quindi giro semplicemente il cartoncino e vado a fare la stessa cosa. E questa è la riga di eyeliner più spessa fatta su tutti e due gli occhi. Ciò non toglie che possa essere usato anche esattamente dove c'è questa piccola striscetta nera sottile, quindi proprio così, seguendo la striscetta superiore sottile. Quindi adesso proverò ad applicarla e seguire questa riga qui, sottile. Vediamo. Vediamo qual è più comoda a tutti gli effetti. Sicuramente un po' più scomodo da tenere. E poi ripasso io. Beh, anche così devo dire che non è brutto l'effetto. Comunque ci crea una sorta di linea guida a tutti gli effetti che poi dobbiamo solo ricalcare, ecco. Devo dire che comunque è comodo. Io sinceramente da sola non sempre riesco a fare una riga di eyeliner così bella. E, ovviamente adesso sono anche senza mascara, quindi l'effetto non è proprio bellissimo, però già alzando le ciglia, la riga di eyeliner è molto 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 bella.
Bene, ecco, quindi io spero di esservi stata utile con la dimostrazione di questo prodotto. In realtà è una cosa che si può fare. Io vi mando un bacio e al prossimo video. Ciao!